Ciao amici di Rave Game, sono Paolo Cellamare, regista di Cotto e Frullato e di altre cagate, e sono qua per rispondere a un po' di domande che l'amico Gianni mi farà, però ad una condizione, che siano domande che non mi sono mai state fatte prima. Quindi se mi fate le domande che mi hanno già fatto, io dirò passo, me l'hanno già fatta, e voi potete andare a cercare da un'altra parte questa domanda. Voi andate su Google, cercate interviste Paolo Cellamare e le troverete. Noi qui avremo solo domande inedite. Iniziamo a parlare della tua esperienza in America, i video digital, come ti sei trovato, l'esperienza americana ti è servita? Allora, non mi hanno mai fatto questa domanda. Mi trovavo l'estate del 2012 a Los Angeles, da un ospite di un amico, sono stato lì un paio di mesi perché volevo un po' vivermela e trovare contatti, capire un po' di cose. Io non avevo molta esperienza con YouTube, e questo mio amico lavorava invece con YouTubers come Freddy Wong, Corridor Digital, che io avevo visto qualche video, comunque sapevo che erano bravi, ma non conoscevo più di tanto, e mi sono trovato nel mezzo di questo mondo. Praticamente è una figata, perché questi ragazzi riescono a mantenersi, a pagarsi da vivere facendo video, e hanno seguito, sono diventate delle star facendo quello che amano. Quindi cosa può chiedere di più un artista o comunque una persona creativa che una cosa del genere? I Corridor Digital e Freddy Wong poi sono giovanissimi, hanno 26 anni, e a parte i soldi, perché comunque riescono avere anche dei buoni introiti per fare delle produzioni anche belle grosse, il fatto è proprio quello di avere l'opportunità di essere creativi, di fare quello che ti pare, quindi di essere l'editore di te stesso e di viverci. E quindi ho pensato che YouTube poteva essere un ottimo modo per fare qualcosa e costruirmi un pubblico, creare un prodotto nuovo che nessuno dicesse no, questa cosa non la puoi fare, questa cosa non va bene. Non è un finanziatore sopra di te che ti dice oh cicci tutti i soldi, però non è che puoi dire questo o quello. E quindi l'idea di Cotto e Frullato, che già esisteva, già avevamo girato l'episodio 0, ma cercavamo finanziamenti, mi sono reso conto che potevamo farla noi, autofinanziarci. Quindi ho investito un po' di soldi in tasca mia e siamo partiti, e poi piano piano è iniziato ad autofinanziarsi grazie a voi, perché senza di voi Cotto e Frullato sarebbe già chiuso. Io ho cercato di dare l'opportunità a chi amava il prodotto di poterci sovvenzionare, di essere loro i produttori di Cotto e Frullato, comprando le magliette, comprando le musiche sugli digital store. A proposito, c'è Frullato meglio una canzone nuova che è quarta tra i dischi più venduti in Italia su Google Play. Ci siamo al quarto posto, io non ci credevo. Eravamo decimi l'altro ieri e oggi siamo quarti. Quindi io gli ho dato gli strumenti per aiutarci e loro ci stanno aiutando. Quindi Cotto e Frullato non esisterebbe senza voi. Ed è una cosa fighissima. Purtroppo ognuno di noi che ci lavora, perché siamo tanti professionisti, ha il suo lavoro, e quindi non possiamo fare a tempo pieno, perché gli introiti che arrivano servono per pagare la produzione, ma non per viverci. Sennò, se avessimo i soldi che ha il Corridor Digital, caro Gianni, avremmo un loft come c'hanno loro, vivremmo tutti lì a bivaccare così, a pensare solo a fare video, e poi avreste molti più video, molto più fini, noi saremmo molto più contenti. Ma infatti io ho un piano, te lo dico, guarda, lo rivelo al mondo, che se le cose non ingranano in un certo modo, io prendo tutti, ci trasferiamo in una bella villetta sul mare in Cambogia e facciamo solo i video, tanto con quei pochi soldi che arrivano lì ci campiamo alla grande, quindi non è quello il problema. Quasi quasi ti seguo. Faccio lo stage, sì. Stage in Cambogia, la Cotto e Frullato Production. Parliamo sempre dei viaggi fuori, parliamo dell'esperienza di Cuba e del documentario. Allora, io da un po' di anni ho iniziato a viaggiare in posti un po' più, non dico esotici, ma diciamo, la gente pensa siano pericolosi, in realtà non esiste un posto pericoloso, esistono situazioni pericolose, cioè pericoloso vuol dire che può succedere qualcosa di dannoso, ma ci devi cacciare e devi essere in una condizione in cui non ti ci puoi tirare fuori. Succede, capita, a me fortunatamente non è capitato, però mi sono giocato, diciamo, delle situazioni un po' così. Ho iniziato nel 2008 in Colombia, poi decidimmo di fare questo documentario a Cuba. In realtà il documentario lo dovevamo fare ad Haiti, dovevamo fare un documentario tra Haiti e Repubblica Dominicana per far vedere le differenze di questa isola, che da una parte è Haiti poverissima, dall'altra Repubblica Dominicana super turistica, non è straricca, però si vive, diciamo, in maniera migliore. Il problema è che andare a Haiti era un po' pericoloso, serviva una guardia del corpo, ci dicevano che era rischioso, e noi eravamo tre e abbiamo deciso piano B, andiamo a Cuba e giriamo a Cuba, stile Le Iene, camera nascosta, ed è venuto fuori il film Which is the Falling Star, il documentario che racconta Cuba in un modo diverso. È andato anche bene, è andato su Rai 3, è andato su Rai 3 e ha fatto anche un ottimo risultato, ma purtroppo speravo ci aprisse le porte, diciamo, di produzioni più ampie per quanto riguarda il documentario, ma mi sono accorto che dietro al documentario ci sono pochissimi soldi, infatti non ce ne sono una lira, e
quindi un po' morta lì, però comunque è una cosa di cui sono molto orgoglioso, soprattutto per aver raccontato una situazione che è quella di Cuba, specialmente la Cuba in quell'anno lì, che era molto difficile e che poca gente conosceva nella realtà dei fatti, nell'essere proprio lì. Non si sapeva, ah, Cuba, le spiagge, le troie e via dicendo, ma in realtà non era proprio così, l'abbiamo raccontato e tanti cubani mi hanno ringraziato per questo, diciamo. Ah, però poi dopo che è successo? Dopo sono tornato ad Haiti, l'anno scorso sono andato ad Haiti e ho girato della roba fichissima che purtroppo non ho avuto ancora il tempo di montare, però è un progetto di un documentario figo, dove diciamo l'obiettivo di questo documentario o serie di documentari, non so se sarà una serie, è trovare i veri zombie, perché vi dico ragazzi, gli zombie esistono, non sono come quelli, però esistono nella realtà. Zombie è una parola haitiana, fa parte della cultura haitiana del voodoo, io sono stato in mezzo a delle situazioni che vi racconterò in video perché le ho filmate ed è stato molto divertente. Nel tuo futuro prossimo pensi di girare un lungometraggio, proprio un prodotto cinematografico, ce l'hai un'idea in testa? Una? Allora, io ho nel cassetto probabilmente almeno 5 film, ma credo che sia normale, un regista ha sempre dei progetti nel cassetto, ce n'è uno in particolare che non vi rivelerò di cosa tratta, ma che è un progetto che mi sta particolarmente a cuore, che è un po' la mia Cappella Sistina, io ce l'ho lì che aspetta il momento giusto di avere il credito giusto e di avere l'opportunità per girarlo un giorno, perché sarà una grande produzione, una roba figa. Però ho tante idee, ne ho una in particolare che spero sarà il mio primo film al cinema, al fiction, e se riuscirò a realizzarlo mi ci devo mettere a scriverlo, serve tempo per scriverti, mi metto lì a lavorarci, tanto impegno, però ce la faremo, dai. Guardate le recensioni che faccio, sì, che gioco review, dove recensisco a modo mio il film, secondo do il mio parere un po' tecnico, un po' a gusto personale sui film che stanno al cinema. Vado a vedere. Da dove è uscita l'idea di fare queste recensioni? È uscita perché ho pensato una cosa, ci sono tantissime persone bravissime nelle recensioni su YouTube, che tu possa condividere la loro opinione o meno. E faccio l'esempio di Federico Frusciante, che fa le recensioni di Frusciante, che io adoro, che però lui parla per ore, ma ti ipnotizza, continui a seguirlo perché comunque dice delle cose interessanti. Anche io spesso sono in disaccordo con lui, a volte sono in super accordo, a volte dico madonna, cioè io la penso in una maniera opposta, però lo sto a sentire perché qualcosa di interessante te la dice sempre, comunque è un punto di vista. Però lui parla di film vecchi, di filmografie, ogni tanto anche dei film usciti nell'anno, ma non ti parla mai dei film al cinema in quel momento, e soprattutto ti prende un sacco di tempo. Ci sono altri tipo, che ne so, Victor Laszlo 88, non so se lo seguite, che lui ti parla del film in cinema in quel momento, però ti fa una recensione di 40 minuti, che io spesso le guardo perché a volte mi interessa, anche con lui sono spesso in disaccordo, a volte sono d'accordo, poi lo conosco anche di persona, è un bravo ragazzo, ci mette un sacco di impegno, e quindi ho detto cosa manca, io non voglio fare una cosa che almeno ho già fatto, soprattutto non ho il tempo di star lì per ore a parlare, poi non è neanche il mio stile, sono una persona molto sintetica, anche se ora vi sto asciugando le palle con questa intervista, però ho detto facciamo una cosa breve che ti dica, o puoi anche non guardarlo, guardi il voto e basta se non c'è tempo, cioè io ti do il voto subito, se non lo guardo me ne frega un cazzo, io ti dico sto film è Maleficent, voto 3, ok, tu puoi dire porca troia, voto 3, ma boh, mi fido di Paolo, ho gli stessi gusti suoi, non lo vado a vedere, oppure ma perché gli ha dato 3 e mi guardo la recensione, oppure ma cazzo, ma io l'ho visto e mi piace e mi guardo la recensione e poi mi rendo conto di essere handicappato mentalmente, no scherzo, comunque piacere o non piacere, io do la mia opinione e ve la spiego, ve l'argomento, poi c'è chi mi scrive sotto non capisce un cazzo, almeno dimmi non capisci un cazzo perché secondo me quella cosa lì è geniale, quel tuo corriere è fantastico, no? Che magari non l'ho colti e lo riconsidero e dico ah, effettivamente invece 3 gli do 4, però non è questo il punto, volevo fare una cosa diversa, veloce, breve, che raccontasse il film al cinema in poco tempo, così magari mi danno gli accrediti per i festival e posso dare questo. Ultima domanda, dove pensi sia il futuro cinematografico in Italia? In Italia? Sì. Il fatto è che secondo me il futuro dovrebbe essere nei giovani registi col talento. Il problema è che in Italia è tutto molto difficile, molto lento, però forse YouTube potrebbe aiutare, basta che si smetta di fare cagate come Fuga di Cervelli o altre robe, perché danneggiano il mondo YouTube, danneggiano, facciano apparire solo come dei chatroom. Il fatto è che non tutti su YouTube sono dei professionisti, però ci sono alcuni bravissimi professionisti, e non sto a dire i nomi dei canali perché li conoscete, c'è gente che sa veramente fare cinematografia, no? Lo sanno fare, che gli si dia l'opportunità, la possibilità di farlo, che siano famosi o meno, bisogna essere meritocratici, guardare quello che fanno e mettergli in mano un progetto. Cioè possono essere i Licaoni come i The Pills, come i Jekyll, come
non lo so, ora ne dimentico tanti, però c'è gente che sa lavorare bene, facciamoli lavorare, no? Cioè non è che il film Italia deve fare soltanto Sorrentino o chi insomma chi ha un grande nome, che comunque sono partiti anche loro dal basso. Ora c'è questo grande filtro che può essere YouTube, usiamolo come setaccio, usiamolo per setacciare, però ci vuole gente che abbia la testa, non gente che dica prendiamo YouTube e tanto fanno pubblicità su internet, i ragazzini vanno a vedere, facciamo gli incassi e facciamo un film di merda come appunto quello che ho citato prima, che non ridico il nome. Ringrazio Paolo, un saluto. Credo che tu non mi abbia fatto alcuna domanda che mi avevano già fatto, o forse se me l'hanno fatta mi ero dimenticato della classe. Sì. Però allora vi ringrazio e niente, viva le tette.